mostra è una mostra dedicata alle donne, il ritratto di donna, ma vuole essere proprio una mostra anche soprattutto una raccolta laddove la donna è stata tratta in tutti gli anni attraverso l'arte visiva e quindi una donazione di quello che è stato il mondo artistico, cominciando da un ritratto importantissimo come quello di De Chirico nel 1940. Il ritratto di donna vuole essere un omaggio alla donna, una donna che oggi è diventata al centro della società, oggi tutto gira intorno alla donna e questo come Art & Co, come nostra filosofia che ormai da quasi 20 anni seguiamo, è quella di, abbiamo voluto fare questo linguaggio coinvolgendo gli artisti che hanno fatto la storia del Novecento italiano e chiaramente non potevamo iniziare da questo con il grande Giorgio De Chirico, dove è un'opera di spessore straordinario sotto tutti i punti di vista, perché parliamo di un dipinto degli anni, circa gli anni 40, che segnò un passaggio dalla metafisica a quello che poi è stato il periodo barocco, che lasciò un po' tutti i grandi critici alla Biennale di Venezia del 42 tutti a bocca aperta. E da De Chirico seguono altri grandi artisti che hanno fatto la storia del Novecento italiano, da Guttuso a Giuseppe Aimone ed altri artisti che chiaramente come Francesco Messina, da Sirtori, in tutto questo contesto di personaggi che hanno fatto solo il Novecento, abbiamo voluto inserire in questo contesto anche artisti locali. Un po' la mission di Art & Co è quello di dar voce, di dare una luce, una vetrina a quegli artisti, non voglio dire non fortunati, ma artisti che hanno delle grandi doti, hanno delle grandi qualità e come sempre succede nella storia non hanno mai avuto un trampolino. Quindi Art & Co vuole essere un punto di riferimento, ma uno spazio trasversale da poter dare a questi artisti voce attraverso la propria arte. La mostra a cui sto partecipando oggi è una mostra che sento particolarmente, per chi conosce il mio percorso artistico ho, diciamo, una predilezione per il soggetto femminile. Qui, come vedete, ho rappresentato, oltre alla Marilyn, che è diventata il mio cavallo di battaglia, e anche personaggi come Aung San, che è un premio Nobel per la pace, e poi c'è Brigitte Bardot, comunque bellezze che esprimono valori universali.